Ma era una partita facilmente prevedibile, era chiaro che gli spazi sarebbero stati chiusi. Loro hanno fatto un primo tempo di grande dispendio energetico, pressione alta nei momenti in cui riuscivamo a abbassarli, facevano grande densità, quindi una situazione difficile, come è difficile anche per tutte le altre squadre quando si trova a questo tipo di situazione. Primo tempo fatto bene da parte loro, grande dispendio di energie, era prevedibile che l'ultima mezz'ora potesse diventare una partita completamente diversa e che ne potessimo approfittare a patto di rimanere lucidi. Poi all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto anche la fortuna di sfruttare una palla ferma e quindi la partita è diventata più semplice e lì siamo stati molto bravi perché abbiamo creato tantissimo. E mi dispiace un po' in una partita in cui non abbiamo concesso quasi niente, abbiamo preso il rigore contro al 93esimo, quello è il piccolo rammario della giornata, però nel secondo tempo penso abbiamo creato un'occasione ogni 3 o 4 minuti, quindi abbiamo fatto, una volta sbloccato la partita abbiamo fatto bene. Ma sai, sta venendo fuori una classifica con delle medie punti esasperate. Le prime 5-6 squadre hanno una media punti impressionante. Era anche facilmente prevedibile, perché nel senso società di grandi investimenti come ha fatto il Milan e l'Inter, prima o poi sarebbero tornate nell'altra classifica, questo era facilmente prevedibile. Penso che il futuro non saranno solo nell'altra classifica, ma saranno nell'altissima classifica. E quindi sta venendo fuori un campionato in cui rimanere a vertici nelle prime 3-4 posizioni è estremamente complicato perché il rischio di un pareggio in una partita come quella d'oggi ti può costare carissimo. È chiaro che è più stressante, ma penso che sia stressante anche per gli altri. No, io non l'ho invitato, ho detto che Maradona era il padrone assoluto del San Paolo e poteva fare assolutamente quello che voleva, perché se io fossi sindaco gli do le chiavi della città, di San Paolo e del comune, perché sta in monumento, nonostante la bellezza di questa città, il monumento più rappresentativo di Napoli è sicuramente Maradona, che ha rappresentato non una squadra, non una società, ma ha rappresentato una città. È un momento particolare perché sembra tutto bello e fantastico, ma viene da un periodo di sofferenza, di lavoro, e dove diciamo che ho avuto la fortuna e allo stesso tempo bravura, non mollare, e alla fine comunque il lavoro ti ripaga sempre. Ovvio che il gol sì, mi rende felice, rende felici, ma quello che mi interessa è la fase difensiva, quello insomma che è il mio compito, e anche oggi abbiamo preso gol ed è quello che mi lascia più amaro in bocca.